Vescova al giugno di un anno, era il 1977, il nuovo parroco anche della nostra parrocchia, era Don Mario Novaglio. Quel giorno organizzò questo viaggio, questo pellegrinaggio, e vicino a Don Sergio ricordo una ragazza. Mi ricordo appunto l'immagine di questa bella ragazza con gli occhi chiari che rideva, scherzava con Don Sergio e anche con le altre persone lì, anche per socializzare. Si capiva perfettamente che questa ragazza non aveva un fidanzato, quindi vedevo nei suoi occhi, nel suo volto, nel modo di muoversi così, oltre alla pulizia del suo volto, alla pulizia della sua persona che si affiorava, veniva fuori in un modo incredibile. E così partimmo da Castel de' Britti, questa allegra compagnia, e andammo su nella Val di Fassa. Vivevo ancora non a Imola, ma vivevo nel comune di Ozzano dell'Emilia, esattamente in una frazione collinare di Ozzano dell'Emilia, si chiama Sette Fonti, sul mezzogiorno di quel 2 agosto 1980. Accendo la TV e dalla Rai c'era una diretta che commentava un fatto di una gravità inaudita, e cioè un attentato avvenuto verso le 10:25 nella stazione di Bologna. Quegli anni erano gli anni di piombo, quegli anni erano gli anni di piombo. Si viveva questa situazione come di sospensione, tutti i giorni ci si aspettava qualcosa. Superato il senso di stordimento, non so come, in quel giorno non avevo l'automobile, la macchina, presi una bicicletta, tra l'altro una bicicletta abbastanza così malmessa, anche perché quando me ne tornai a casa, ci sono parecchi chilometri, purtroppo forai e dovetti spingerla a mano. Presi la bicicletta per venire a vedere che cosa era successo, per venire a cercare di capire l'enormità che era successa. Era tutto bloccato perché non si poteva entrare, c'era una mobilitazione di esercito, forze dell'ordine, che comprendete bene il perché avevano dovuto assolutamente bloccare, transennare tutto. Riuscii a salire sulla montagnola e dalla balaustra della montagnola si intravedeva intanto le ambulanze, le macchine della polizia, le sirene, una roba surreale, una roba infernale, qualcosa che credo rimane scolpito nella memoria di chi ha visto questo evento. E si intravedeva appunto si intravedevano le macerie della stazione di Bologna, che era ancora fumante a seguito dell'esplosione della bomba. Nei giorni successivi furono pubblicati i nomi di coloro che erano rimaste vittime appunto di questo attentato, e scorrendo l'elenco rimasi in, non so come neanche come definire, rimasi agghiacciato da quello che lessi, perché nell'elenco di questi morti, di questa povera gente morta in questo vile, vigliacco attentato, purtroppo venne fuori ed emerse il nome di quella bella ragazza che in quel giugno del 1997 avevo conosciuto in quel bel viaggio appunto che con Don Mario Novaglio abbiamo fatto nella Val di Fassa, e rimasi non ho parole, del 1977, rimasi senza parole, rimasi, ebbi una sensazione difficile da descrivere, perché questa bella persona che io avevo conosciuto e che cercava un amore, cercava un compagno, cercava un ragazzo, quel ragazzo l'aveva trovato e si era sposato. E quel giorno maledetto
stava partendo col suo marito per il viaggio di nozze. È una cosa che voglio ricordare a distanza di 40 anni, voglio un ricordo che voglio lasciare, e pensare che lei, nel giorno più bello della sua vita, fra le altre cose, non erano in due, ma pare che fossero in tre, quindi che ci fosse un bimbo in arrivo, è qualcosa che ancora a distanza di 40 anni a ripensarci è veramente sconvolgente. Io voglio ricordare, e la ricordo con il nome di battesimo, non voglio fare troppa pubblicità. Questa ragazza si chiamava Viviana. Quando voi andate venite a Bologna e magari vi soffermate sulla lapide che ricorda queste povere persone, fra cui c'era anche una bimba appena nata, mi ricordo si chiamava Angela Fresu, di cui non hanno più trovato il corpo. Quando voi leggerete, appunto, guarderete un pochino l'elenco dei nomi, troverete una Viviana. Ecco, quella Viviana era quella splendida persona che io ho conosciuto nel 1977. Voglio dire che chi si è macchiato di questo orrendo delitto, se esiste un inferno, penso che gli dovrebbe essere garantito, tra virgolette, di diritto, di finire direttamente all'inferno. Non credo nel modo più assoluto nella giustizia umana. Abbiamo assistito per 40 anni a processi contro processi, chiusure, archiviazioni, quant'altro, eccetera. Io penso che più andrà avanti questa farsa e più saremo lontani dalla verità, perché penso che la banalità del male che hanno fatto le formazioni terroristiche, di cui si macchiano le mafie, di cui si macchia la delinquenza organizzata, ma di tutti coloro, la banalità del male è talmente grande che spesso la verità è molto più semplice e molto più vicina a noi di tante ricerche e di tante indagini che spesso servono a depistare. Si è parlato di tutto, si è parlato della P2 perché la P2 oramai era in tutte le salse, si è parlato della pista palestinese, sono stati incarcerati due terroristi di destra che erano già sputtanati ai massimi livelli, però posso dirvi una cosa, adesso ve la voglio proprio dire da italiano, perché io come italiano spesso vado fiero della storia italiana, ma quella che mi ha preceduto di secoli, ma non vado assolutamente fiero della Repubblica Italiana. E guardate bene che spesso in Italia in galera ci vanno solo gli sfigati.